Nella caserma Giacomo Acqua di Piazza del Popolo erano da tempo ben conservati due affreschi raffiguranti Adamo ed Eva, di cui però non si conosceva né l'autore né la provenienza. Ora sono stati identificati, sono di Ludovico David, artista ticinese vissuto nella seconda metà del 600 tra Milano, Venezia e Roma. Una volta scoperto il valore artistico dell'opera, i due dipinti verranno riportati ai colori originali e ricollocati a settembre nella caserma di Piazza del Popolo. Adamo ed Eva e il San Giovanni facevano parte dell'apparato decorativo della cappella all'interno del Collegio Clementino, costruito alla fine del Cinquecento sotto Clemente VIII e demolito nel 1936 per far posto alla nuova piazza Nicosia. La cappella è andata persa, quindi da un punto di vista della struttura architettonica si è persa, però l'affresco, cioè parte della decorazione interna dell'intradosso della cupola, è rimasto e attualmente è riportato su tela. Per cui Adamo ed Eva finalmente si uniranno. Ludovico David, un ticinese inquieto che ha vissuto soprattutto in Italia. Un ticinese a Roma, ma un ticinese inquieto che viaggia per tutta Italia, si forma a Milano, poi va a Venezia, va a Parma sulla scorta della sua profonda ammirazione per gli affreschi della cupola di Correggio. Scende a Roma e è più noto per gli attacchi e gli strali contro l'Accademia di San Luca che per la sua produzione pittorica. Si articola in quattro fondamentali opere: gli affreschi qui presenti, le tele di Sant'Andrea al Quirinale e la pala d'altare custodita ancora nei depositi di Palazzo Venezia. Un ritrovamento, una restituzione. È una giornata importante perché restituiamo alla loro bellezza due opere che peraltro erano nella nostra sede e che grazie al lavoro sinergico fatto con la soprintendenza e Intesa San Paolo troveranno nuova luce. E il pubblico potrà entrare in caserma e visitare, no? E vedere noi, la collocazione nuova? Noi già da molti anni partecipiamo sia alla notte dei musei che alle giornate FAI e quindi sarà una caserma aperta. Siamo una caserma aperta.